Radio Radicale, pochi istanti fa il reggente del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha comunicato il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau per l'ingresso del Movimento 5 Stelle nel governo Draghi. Il 59,3% si è dichiarato favorevole all'ingresso nel governo. Queste sono le sue dichiarazioni fuori Montecitorio questa sera, poco dopo le 19. Proprio nell'ottica del nostro spirito, che è quello della partecipazione. Come sapete, ci sono state tante espressioni anche di voto di chi si è dichiarato per l'uno o per l'altra posizione. Io dico che questo è il massimo proprio risultato che si può raggiungere quando una forza politica dà la parola ai propri iscritti. Dando la parola ai propri iscritti, noi oggi abbiamo ottenuto un mandato. Quindi adesso viene il lavoro più difficile, che è quello di rispettare questo mandato. E il lavoro più difficile adesso è comporre questo programma di governo, attività di governo, la composizione del governo, e quindi oggi siamo pronti a metterci immediatamente al lavoro e a disposizione del presidente incaricato per i prossimi passaggi. E quindi niente, ringrazio tutti gli oltre 70.000 votanti. E questa è la democrazia, c'è un momento in cui si decide e nel momento in cui si decide si va avanti sulla strada che si è deciso, come abbiamo fatto in passato col Conte 1 e col Conte 2. Vi ringrazio veramente. Dovranno votare chi non rispetterà il mandato. La democrazia nel movimento passa da un voto degli iscritti e il voto degli iscritti è vincolante. Questo è un patto che è stato sottoscritto da tutti coloro che si sono candidati al Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti, buona serata. Al contrario, verrebbe espulso. Io sono stampato.